Ma io mi vengono in mente due aggettivi, impietoso e imbarazzante. Imbarazzante in premier, impietoso l'intervistatore che secondo me andrebbe denunciato per abuso di posizione dominante, dove per Beh, posizione non intendo. vabbè. Perché? Cosa non Dove l'ha per convinto? posizione non intendo l'intelligenza, che sarebbe riguardoso, ma il buon senso, la verità dei fatti. Cioè, Conte mi è sembrato quello studente che va all'esame di università assolutamente impreparato e alle domande dice: ma scusi, mi risponde su questo? Guardi, questo non l'ho ancora studiato, ma tra un po' lo studierò. Vabbè, mi dica di quest'altro. Ma guardi, di quest'altro tra 3 settimane sarò pronto. Vabbè, mi dica un po' quello che vuole. E alla fine non dice nulla, perché anche quando parla liberamente dice che sulle concessioni autostradali le dirà nei prossimi giorni. Sul condono vedremo caso per caso, cioè non ha risposto a una delle 1.000 domande che gli sono state poste, e questo la dice lunga sullo stato confusionale in cui è questo governo. Mario Giordano.